Cari amici di Salpicone, eccoci qua. Penso che sia la terza o quarta volta che ci troviamo insieme alla Mambo Puente Latino, questa orchestra nata a Roma che ormai fa parte già della tradizione latina di questa città. E questa volta è un concerto che si dà al barrio latino, che è già cominciato mentre la gente mangiava, che adesso sarà parte della serata danzante, e dove l'obiettivo non è solo sentire l'orchestra, ma riuscire a fare quello che si faceva 20 anni fa, cioè far ballare la gente con un'orchestra dal vivo. Questo è una cosa singolare, importante. Elvio, dici qualcosa. Beh, guarda, fare ballare, quando vedo ballare le persone, per me è un obiettivo che ho raggiunto, perché ho un grandissimo piacere vedere la gente ballare. Se non vedo nessuno ballare, vuol dire che o io non sto comunicando bene con le persone, o la musica non è buona, non è suonata bene, e quindi me ne torno a casa con l'amaro in bocca, capito? Quindi tutte le volte fino adesso nei miei concerti tutti hanno ballato, spero che continui così, perché questo è il fulcro, cioè è il raggiungimento del mio obiettivo, ovviamente, no? Ed è un obiettivo che, come voi sapete, accomuna a una ventina di musicisti di grande qualità tecnica, no? Allora c'è con noi anche Carlos Paz, che sta mettendo sempre di più il bolero in questa orchestra, e quindi oltre alla salsa, al mambo, Carlos Paz è veramente c'è anche il bolero, no? No, sai che la cosa è che è parte delle ritmiche che fanno parte di questo conglomerato di ritmi che sono nati in Latino America, a Cuba, in Puerto Rico, la Repubblica Dominicana, quindi il bolero è uno di quei ritmi che si è veramente disperso per tutta Latino America. È una canzone. E anche in Italia, ma perché chiama lo spirito romantico. Romantico. Il bolero è una ballad, dicendolo così, chiamandolo in America, chiamano ballad, no? A me piace molto arrangiare il bolero, mi piacciono moltissimo i bolero. Poi, avendo un cantante con la voce di Carlos, io tutte le volte che scrivo penso a quello che canterà là sopra, allora mi carico e so scrivere, cioè mi diverto molto a scrivere per l'orchestra sapendo che c'è lui. Io so che potrà cantarlo al meglio, quindi mi stimola la sua voce, ovviamente, quando scrivo. Avete visto? Questa intervista vi fa capire che cosa è la pazzia della salsa, perché è veramente una pazzia, un'arte e anche una cosa che ci fa divertire. Certamente, certamente. L'allegria della musica latina penso che non ce l'abbia un'altra musica al mondo come la nostra musica latina. Non per caso anche in Cina si balla salsa, non per giusto, caso. Giusto. Giappone già da tanto tempo. Nell'immediato futuro altre cose? Guarda, adesso stiamo cercando, ho scritto altri arrangiamenti che dovremo provare a breve, e ci sono delle cose molto interessanti che stanno uscendo anche, fuori. Diciamo, stiamo cercando di vedere di finire la registrazione del disco, del certo disco, e speriamo che ce la facciamo per prossimi mesi, e speriamo di tirare fuori un bel lavoro che la gente, allora, quando il disco sarà molto casa, bello, devo dire. Hai creato un'aspettativa tu, sì, molto bello. Quindi ci mettiamo ad aspettare questo disco. Però, ci stiamo lavorando, dobbiamo ritornare in studio perché abbiamo registrato già la prima parte, e a breve dovremo rientrare in studio e registrare La nuova parte, insomma la seconda parte del disco, che promette molto bene, devo dire. Allora Carlos e tu Elvio, grazie per questa intervista,
e per quello che state facendo per la musica latina. Grazie a te, Javier. Grazie a voi che vi interessate così di cuore a ci tenete latina, per non farla diventare di nicchia, per non farla diventare una cosa del passato. La salsa si ballerà e si balla e si continuerà ballando da qua finché i musicisti latini la faremo così con amore, con tutto il cuore. Quindi grazie a voi per il lavoro che fate voi di diffonderla, di difenderla. Bene. Allora la salsa in vivo, ecco la nuova iniziativa romana. Mambo Puente Latino Orchestra. Volevo anche aggiungere una cosa, che non occorre per forza essere dei musicisti latinoamericani per suonare questa musica. Certo, il cantante è sicuramente la cosa molto importante in un'orchestra, però molti musicisti sassofonisti che amano questa musica non possono suonare ad altissimi livelli come abbiamo noi, con il sentimento, perché hanno ascoltato, hanno assorbito questa musica. Quindi è una cosa molto bella che si può suonare in tutto il mondo, anche, non so, mi viene da pensare un aponè, un cino può suonare salsa, però la deve avere interiorizzata bene, molto bene. Certo. Qua c'è una grande cultura dagli anni 60-70, quindi i musicisti romani ce l'hanno un po' dentro di loro, cioè gli è passata questa musica attraverso. Poi suonando insieme c'è talmente le cose. Poi anche a livello del pubblico, qui in Italia, io sono arrivato in Europa negli anni 90, all'inizio proprio del 1990, in Austria, dove ho vissuto per 4 anni prima di venire nel 94 a Roma, e veramente da quel piccolo gruppo di austriaci che usciva a ballare la salsa nei pochissimi locali a Vienna, quando nel 94 sono arrivato a Roma è stato proprio un uragano che un uragano adesso, perché qui però, a Roma si ballava già. Ma guarda bellissimo, che è un fenomeno in tutta Italia. Guarda, io conosco tutti i paesi dove si balla salsa in America Latina, li percorro ogni tanto, ma se devo essere sincero, in nessuna parte del mondo si balla tanta salsa come in Italia, nemmeno nei paesi dove è nata la salsa, capito? Ah, incredibile questo, ma è vero. Va bene, grazie, buonanotte. Grazie. Ciao, a dopo. A dopo. Il concerto.